anche oggi, anche domani, credo che sia una felicità che tarda un po' a passare, ma credo che sia un contrasto, cioè ci sia un contrasto abbastanza evidente, no? Hai provato a spiegarlo e tuo compagno. Ma sai, se non ci sei dentro e se non hai vissuto quello che ho vissuto io, che hanno vissuto i 15.000 ieri al Tardini, che avete vissuto voi giornalisti, siete stati sempre vicino a Parma, se non hai vissuto quelle cose diventa anche difficile spiegarle. C'era chi l'ha vissuto e che c'era un misto di c'era una ferita forte, ieri come ho detto prima si è chiusa, però c'era anche un po' di rabbia ancora perché per quello che era successo. Finalmente chi è arrivato, soprattutto i ragazzi nuovi, hanno solo visto giustamente il bello della stagione che è stata e non quello che è stato l'anno scorso. Ora faccio anche una battuta, ci sono diversi compagni che scherzando lo spogliatoio mi dicono noi dobbiamo ringraziarlo di Garbi, perché se non faceva quello che ha fatto noi in Parma non ci andavamo mai. E allora, cioè, allora infatti anche ieri facevano fuori per insomirarli e loro facevano no, non offendetelo. Cioè c'è anche questa cosa, la puntata sullo spezzo, ma è vero, cioè ci sono quelli che hanno i partigiani per ringraziare. Poi veramente, tu non hai più avuto una